Al vantaggio di Minardi risponde Vano sul finale e così la Pistoiese torna dalla Sardegna con un solo punto nel sacco. Al Nespoli contro l'Arzachena è finita 1-1, un pareggio che ha lasciato un po' di amaro in bocca alla squadra di mister Indiani, protagonista di una buona prestazione. Una gara giocata a viso aperto da entrambe. Da una parte la Pistoiese, spinta da un Surraco che sembra aver ritrovato la sua migliore condizione, dall'altra un pungente Sanna, pronto a far male dalle parti di Zaccagno, attento e bravo a dire di no. Nel primo tempo le occasioni più pericolose portano la firma arancione con Vrioni, Ferrari e Minardi. È quest'ultimo a concretizzare poi al 61esimo, portando in vantaggio la Pistoiese. Per Minardi è il primo gol tra i professionisti. Il botta e risposta nella ripresa continua con un Arzachena proiettata in avanti alla ricerca del pareggio e all'82esimo lo trova con Vano, chiamato da poco a sostituire Taufer, brucia il difensore arancione e trafigge Zaccagno. Ci sarebbe anche tempo per il raddoppio dei sardi, ma questa volta il palo nega il gol a Curcio. Un peccato per gli arancioni visto l'andamento della gara. Sull'1-0 gli uomini di Indiani avrebbero potuto stare più attenti e controllare meglio, evitando di cadere in qualche errore difensivo di troppo, costato caro. Un punto in più a testa e ora l'Arzachena sale a 21 mentre la Pistoiese a 20. Se da una parte i toscani si confermano una squadra abbonata ai pareggi, quello della 16esima giornata e l'ottavo su 15 gare, dall'altra i sardi non sono più la sorpresa di inizio campionato, ma ormai una compagine che può dire la sua in questo girone, meritandolo. L'applauso in questa circostanza lo vogliamo dare a quei 10 tifosi pistoiesi andati in Sardegna a sostenere la squadra.